In lingua italiana il termine pignolo non è molto positivo, indica in genere una persona molto precisa, anche troppo precisa e talvolta non tanto simpatica, no? Pedante. Beh, invece nel mondo della vitienologia il pignolo è una cosa molto seria, perché è un vitigno molto nobile, un vitigno friulano soprattutto, anzi essenzialmente, e dei colli orientali del Friuli. È un vitigno ricco di colore, ricco di tannino, quindi i vini che ne derivano sono un po' astringenti e hanno bisogno di molto invecchiamento per poter levigare questa astringenza, questa parte tannica che loro hanno. Questo è uno dei migliori pignolo che c'è, è quello di Canus, che è un'azienda che si trova a Corno di Rosazzo, proprio davanti al fiume Iudrio, che è un piccolo fiume apparentemente insignificante. In realtà è stato il confine di due mondi, un confine di Stato per tantissimo tempo, era il confine fra la Repubblica di Venezia e l'Impero Austro-Ungarico, ad esempio, ed era un po' il confine tra il Friuli e la Venezia Giulia, per certi versi, anche se un pezzo di Friuli è anche al di là dello Iudrio. Bene, Canus è un'azienda di proprietà di Otto Casonato, che è un signore che l'ha comprata qualche anno fa e ha cominciato a fare diversi vini, tra cui questo pignolo, che è un 2012, quindi è un vino già con diversi anni sulle spalle, ma è uscito adesso. Perché tutto questo tempo? Per quello che vi dicevo prima, perché il pignolo ha bisogno di tempo, ha bisogno di tempo per evolvere. Pensate che questo vino sta 3 anni e mezzo in barrica e poi sta altri anni in bottiglia, proprio per riuscire a compattare la ricchezza che quest'uva e questo vino esprimono, no? Quindi proviamo a vedere com'è questo pignolo di Canus del 2012. Vedete che il colore è un colore molto concentrato, è un colore quasi rubino bluastro, violaceo, nonostante sia un vino che ha 8 anni di vita, quindi dovrebbe essere un pochino più mattonato. Invece no, proprio perché i tannini del pignolo sono degli antiossidanti e quindi mantengono bene anche il colore. Lo proviamo a sentire e sentiamo i profumi. I profumi sono dei profumi speziati, balsamici, sono dei profumi ricchi di elementi fruttati sicuramente, i piccoli frutti di bosco, la marena, poi anche il maraschino, quindi distillati di frutta. Assaggiamo. Beh, è un vino sicuramente tannico, c'è una certa astringenza, però i tannini sono già abbastanza integrati, ci è voluto del tempo, ma alla fine ci sono riusciti, insomma, a integrare questi tannini. Certo è un vino da abbinare con dei piatti importanti, sicuramente dei piatti di carni rosse, sicuramente dei piatti cotti a lungo, perché il tannino si abbina bene con i grassi aggiunti, quindi gli stracotti, i brasati, la cacciagione, tutti quanti questi piatti della cucina regionale italiana che hanno bisogno di vini tannici.